Una buona serata, ben ritrovati con Dentro la Notizia. Stasera anticipiamo la nostra pagina sportiva perché si sono già completate le prime quattro partite della sedicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie A, campionato che come sapete è ritornato dopo la lunga pausa dei mondiali che è culminata con la vittoria dell'Argentina ai calci di rigore contro la Francia. Ma andiamo subito all'attualità. Allora, la situazione dopo le prime quattro partite che si sono giocate, parliamo delle sfide che si sono svolte sia alle 12:30 che alle 16:30. Per le gare delle 12:30, questi sono i verdetti. A Salerno, Milan, Madde Salernitana 2-0. Le firme nel primo tempo di Leao e poi nella ripresa di Tonali. A Reggio Emilia la Sampdoria ha battuto il Sassuolo per 2-0. Le firme nel primo tempo, prima con Gabbiadini e poi con Auccello. Nelle sfide delle 16:30 invece è finita 2-2 alla Spezia tra lo Spezia e l'Atalanta. La formazione ospite, anzi di casa, era passata in vantaggio con Chiasi all'ottavo minuto, poi il raddoppio di Nzola al 31esimo. Poi nella ripresa c'è stato il ritorno dell'Atalanta che prima ha accorciato le distanze con Holm e poi nel finale, proprio all'ultimo secondo del terzo minuto di recupero, ha pareggiato 2-2 con la firma del croato Pasalic. Infine, Torino-Verona 1-1 con le firme nel primo tempo al 45esimo di Djuric per il vantaggio scaligero, poi il pareggio Granata con Miranchuk. Per quanto concerne invece le partite che si stanno giocando, quelle che sono cominciate alle ore 16:30, la situazione vede Lecce Lazio 1-1 e poi Roma in vantaggio sul Bologna per 1-0. Poi naturalmente domani nel corso di mattina 24 live riepilogheremo tutto quanto quello che è successo con un servizio completo sulla giornata calcistica che culminerà, lo sapete, questa sera con le sfide tra Inter Napoli e Udinese Empoli, ma ancora prima alle 18:30 Cremonese Juventus e Fiorentina Monza. Bene, adesso andiamo alle notizie della giornata di casa nostra. Andiamo ad Andria, dove il putiferio che è scoppiato il primo dell'anno con parecchi danneggiamenti ha irritato il sindaco che scende in campo in prima persona. Per i dettagli, sentiamo la redazione di Teleregione. Reclusione da 6 mesi a 3 anni, aggravata fino a 10 in caso di incendio pericoloso. È questo quanto prevede il codice penale per i reati di danneggiamento di beni pubblici. Da Taranto a Foggia sono tanti gli episodi criminali compiuti durante la notte del 31 e rilanciati fieramente sui social, diventando facilmente virali nell'epoca dell'importante che se ne parli. L'atteggiamento e la postura politica del si è sempre fatto, sono solo ragazzini, eccetera, eccetera, porta a far sì che il fenomeno venga sottaciuto e tollerato e che ogni anno, il 2 gennaio, sia il giorno della vergogna meridionale, in cui ci si ritrova puntualmente a fare il conto di morti, feriti e dei danni alle città. Una doppia perdita, quindi, sia materiale che reputazionale, trasformando il Sud Italia, così ricco di storia e cultura secolare, nel luogo dove non ci sono regole e tutto è tollerabile. Di tollerabile in questo caso ci sarebbe ben poco, se non le pene da infliggere agli autori degli atti vandalici. Dopo la denuncia per quanto avvenuto la notte del 31 dal sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano, arriva anche quella del primo cittadino di Trani, Amedeo Bottaro, parlando dei roghi e dei cestini portarifiuti, soprattutto quelli destinati ai nostri amici a quattro zampe, distrutti a colpi di esplosivo. Ed ora occupiamoci di esteri perché la guida suprema Khamenei, in occasione della festa della mamma che si è celebrata in Iran, ha incontrato un gruppo di donne iraniane e lo ha fatto avanzando un paragone con le donne che vivono in Occidente, che secondo la guida suprema
iraniana sono sottoposti alla schiavitù e al traffico sessuale. Senza fare riferimento alla morte di Mahsa Amini e alle proteste innescate dal suo decesso, la Guida Suprema ha auspicato che vengano preparate le condizioni affinché le donne siano impiegate nei centri decisionali del potere. Poi, in merito al tema dell'hijab, che deve essere osservato perché è una necessità religiosa, Khamenei dice è la Sharia e non ci sono dubbi sul suo obbligo. Tra l'altro, le donne che non indossano il velo integrale non sono contro la religione o la rivoluzione islamica, sono le nostre figlie, aggiungendo tuttavia che dovrebbero essere corrette, ma evidentemente su questa dichiarazione immediate saranno le polemiche. Adesso torniamo alle notizie di casa nostra e ci spostiamo nell'Abad, dove c'è stato un furto di olio d'oliva e sono stati arrestati coloro che l'hanno fatto. News24.city. Ancora un furto di olive, ancora in contrada Zagaria nelle campagne di Andria. Nonostante il rafforzamento delle misure di sicurezza ordinato dalla prefettura, non si fermano i fenomeni predatori ai danni degli imprenditori agricoli dell'Abat. L'ultimo episodio ha visto protagonisti due ragazzi andriesi, già noti alle forze dell'ordine, sorpresi da una volante della polizia giunta a supporto delle guardie campestri mentre cercavano di allontanarsi a bordo di una monovolume da 7 posti, già segnalata nei giorni scorsi come veicolo utilizzato per commettere furti di olive. Nella vettura gli agenti hanno trovato oltre 50 kg di olive chiusi in 5 sacchi di juta, due reti in nylon, due bastoni di alluminio ed una tinozza in plastica. I due ladri, sorpresi in flagranza, sono finiti agli arresti domiciliari, mentre il quantitativo di olive è stato restituito ai proprietari. Si tratta della stessa zona in cui prima di Natale le guardie campestri avevano inseguito e bloccato due uomini su una vettura sospetta trovati in possesso di 5 quintali di olive. Dal questore Roberto Pellicone l'ordine di intensificare le misure di vigilanza nelle campagne andriesi, come da intesa raggiunta durante una delle ultime riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La giornata del 5 gennaio diventerà storica per la città di Cerignola nel Poggiano, per la cultura in generale ed anche per la Puglia e anche per l'accessibilità a quelle persone che solitamente sono escluse dalla vita sociale o per via delle barriere architettoniche o anche che siano ipovedenti, sordi o ciechi. Il Teatro Mercadante con lo spettacolo Grace di Silvia Gribaudi, che sarà in scena domani sera, diventa accessibile a tutti. Persone sorde, diversamente abili, ipovedenti. L'evento, inserito nel cartellone della stagione teatrale in corso 22-23 del Teatro Opantino, questa importante primizia offrirà nei primi giorni dell'anno appena nato. Artefice di aver portato ciò in questa terra è Giulia Traversi, responsabile del Teatro all'accessibilità, che affianca il direttore artistico Sabino Zava. Ecco che cosa ci spiega. Che cosa vuol dire accessibilità e lo spettacolo di domani sera. Che cosa significa accessibilità? Accessibilità significa provare a rendere fruibile e accessibile uno spettacolo teatrale a persone con disabilità. Persone e corpi che sono stati sempre esclusi dalla narrazione del teatro europeo. Il Teatro Mercadante di Cerignola è una perla, diciamo un fiore nel deserto, perché è uno dei primi teatri in Italia, ma anche in Europa, a provare a questa sperimentazione. Cosa significa concretamente? Significa che il 5 gennaio, che è il primo appuntamento nel quale appunto ci incontreremo al Teatro Mercadante, proveremo attraverso una traduttrice LIS e gli attori e l'associazione Aldi Quartis, che è la prima associazione di artisti con disabilità in Italia, a tradurre per persone sorde lo spettacolo di Silvia Gribaudi, Graces. Allo stesso modo proveremo a renderlo fruibile a persone cieche e ipovedenti attraverso l'audiodescrizione poetica di Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello della stessa associazione Aldi Quartis. Questo sarà, diciamo, un primo tentativo e speriamo nel futuro ce ne siano molti. E adesso ritorniamo alla pagina sportiva. In apertura ci siamo occupati del campionato di Serie A, adesso parliamo di Lega Pro perché proprio il prossimo weekend tornerà in campo anche il campionato con la sua seconda giornata del girone di ritorno, ma l'attenzione è puntata anche sul calciomercato perché è cominciato lo scorso 1 gennaio. L'audace Cerignola ha fatto il punto della situazione, in modo particolare il direttore sportivo Elio Di Toro. Ecco che cosa ha detto ai microfoni di Telespiga. Faremo gli equilibri, cercheremo di integrare qualche giovane,
cercheremo di fare il giusto. Abbiamo una squadra che si sta esprimendo bene e su questo siamo molto consapevoli. E quando ci sono degli equilibri raggiunti, secondo me è il caso di mantenerli e di consolidarli. Poi, come tutte le cose, del resto, se si presenteranno delle situazioni, le valuteremo. In questo istante, la nostra prima valutazione va nel cercare di ragionare su qualche ragazzo, qualche giovane da poter integrare e di valutare le situazioni singole di volta in volta. Bosisi è un giocatore che a me è sempre piaciuto, non ho mai nascosto, c'è un bel rapporto con il DS del Bari Pulito, ma questo va a prescindere. Il giocatore, secondo me, per quelle che sono le caratteristiche, soprattutto che sono le dinamiche nostre interne, con un ragazzo giovane che giocando col 3-5-2 può ricoprire un ruolo importante, potrebbe essere valutabile però. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Dentro la Notizia. Vi ringraziamo come sempre di essere stati con noi. Vi ricordo che i servizi, le notizie, le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo domani mattina con Mattina 24 Live. Grazie a tutti per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.